Anche quest'anno a Santa Caterina è prevista la sfilata dei carri di carnevale nelle giornate di domenica, ultima domenica di carnevale, e la sfilata di chiusura il martedì grasso. Alla sfilata di quest'anno partecipano 5 carri organizzati da giovani caterinesi che si sono lanciati questa sfida per il carro più bello come ogni anno. Il percorso è il solito percorso cittadino che piazza Marconi come punto di partenza per attraversare tutto il corso principale, la via Roma, quindi risalire e fare il giro del paese passando davanti i plessi scolastici, per cui via Francesco Crispi, via Lanzarosauro e via Michele Capra, e chiusura per domenica in piazza Garibaldi. Mentre per la giornata di martedì il percorso sarà praticamente identico, ma la chiusura avverrà in piazza Marconi. Nella giornata di martedì verranno premiati i 3 carri più belli, da individuarsi con libero voto da parte di una giuria costituita da 5 persone che saranno scelte fuori dal mondo della politica e delle istituzioni, quindi 5 liberi cittadini che nessuno saprà chi sono. Sostanzialmente a loro giudizio individueranno i primi 3 carri più belli, che saranno premiati con un buono consumazione rispettivamente da 150, 100 e 50 euro da spendersi presso un locale a scelta a Santa Caterina Villahermosa. È un modo per sì tenere vivo il carnevale, ma è anche un modo per in qualche maniera dire ai ragazzi, alle associazioni, che nel nostro piccolo, anche per i festeggiamenti, riusciamo comunque a fare qualcosa. I carri sono stati realizzati tutti e 5 con un contributo comunale, dato indistintamente appunto a tutti quanti in ugual misura. Andrà in diretta la sfilata di domenica a partire dalle 18.30 su TCS, per cui chi non potesse in qualche maniera raggiungere personalmente Santa Caterina potrà seguirci appunto su TCS domenica alle 18.30.